Sì, sì, sì. Devo rimuovere... No, no, sottolineo. Aspetta che non arrivi, io spero che arrivi. Se arriva allora... Sì, lascia uscire. Ok, ascolterò. Grazie. Buongiorno. Prendete posto e cominciamo questo primo momento, intanto benvenuti a tutti, cominciamo questo momento con un'invocazione allo Spirito Santo e poi il saluto del, del nostro moderatore. Allora, lei. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni Santo Spirito. Manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo, il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona, dona gioia, gioia eterna. eterna. Amen. Preghiamo, senza lo Spirito Santo Dio è lontano, Cristo rimane nel passato, il Vangelo è lettera morta, la Chiesa una semplice organizzazione, l'autorità una dominazione, la missione una propaganda, il culto una evocazione e l'agire dell'essere umano una morale da schiavi ma nello spirito santo il cosmo è sollevato e geme nella gestazione del regno cristo risorto è presente il vangelo è potenza di vita la chiesa significa comunione trinitaria l'autorità è un servizio liberatore la missione è una pentecoste la liturgia è memoriale e anticipazione l'agire umano è divinizzato amen maria santissima annunziata prega prega per noi Immaginavo, la Dopo aver invocato lo Spirito Santo, diamo la parola al, al moderatore per il saluto che rivolge a tutti noi. Porgo il mio saluto al vicario giudiziale Monsignor Marco Pierazzi, al vicario giudiziale aggiunto Don Pedro Daniel Dalio, al nostro relatore. E a tutti voi qui presenti, vescovi, avvocati, operatori del Tribunale, vicari giudiziali delle diocesi. Finalmente, dopo due anni, è possibile riunirci insieme per il dies annualis del nostro Tribunale. Lo facciamo nell'imminenza del decimo incontro mondiale delle famiglie, che, come sapete, si terrà a Roma ma anche in tutte le diocesi, dal 22 al 26 giugno prossimi e concluderà il percorso dell'anno Amoris Letizia. Da molti anni Papa Francesco ha posto il tema della famiglia e dell'amore coniugale al centro della riflessione e della missione della Chiesa, tema complesso che coinvolge tante dimensioni della vita ecclesiale, sociali, giuridici, educativi. Papa Francesco ha paragonato l'ampiezza e la complessità dei problemi e delle risorse presenti nella famiglia del mondo a un poliedro, sintesi di luce e ombre segnato da molte legittime preoccupazioni e da prospettive sempre nuove. Le iniziative che la Chiesa promuove dimostrano che di fronte alla crisi delle famiglie, a relazioni sempre più disgregate, alla crescita dei divorzi, alla diminuzione delle celebrazioni ecclesiastiche e civili, all'inverno della denatalità, e se non chiude gli occhi, ma riconosce le proprie responsabilità e si impegna ad accompagnare, a cercare risposte sempre più adeguate per curare chi è stato ferito nel suo desiderio di amare. Anche l'attività del nostro Tribunale regionale etrusco è da annoverare fra le iniziative ecclesiali che concretamente vogliono rispondere ad alcuni aspetti delle difficoltà che le famiglie oggi sperimentano, aiutare chi ha vissuto una rottura del matrimonio a fare chiarezza, a trovare eventuali motivi di una nullità, leggere con serenità la propria vicenda. Che inevitabilmente ha lasciato ferite delusione e ha fatto crescere e ha fatto nascere tante domande. La nostra regione ecclesiastica, fin dalla promulgazione del moto proprio di Papa Francesco Mitis Iudex, decise di dare una risposta sinodale, comune e unitaria alla richiesta di rinnovamento delle procedure di nullità matrimoniale da parte del Santo Padre. Scegliemmo di lasciare la celebrazione dei processi ordinari presso il Tribunale Interdiocesano regionale e indirizzare invece i processi più brevi presso i tribunali delle singole diocesi. Questa scelta è diventata un invito per noi vescovi a valorizzare la nostra potesta giudicandi seguendo con più attenzione il funzionamento e l'operato dei nostri tribunali diocesani devo dire che in tutti questi anni ho avvertito tanta attenzione e vera partecipazione di tutti i confratelli vescovi toscani alla vita, alle necessità e all'attività del tribunale Etrusco. da ultimo anche riguardo alla scelta, all'acquisto e alla sistemazione della nuova sede del tribunale un progetto che lentamente sta eseguendo il leader burocratico necessario e sta progredendo. Dopo oltre cinque anni possiamo apprezzare la bontà della nostra scelta, questa scelta mista di un referente regionale e un referente invece singolo per ogni diocesi, di attenzione alle cause di nullità. Ha permesso al Tribunale. Di avere come giudici e difensori del vincolo sacerdoti diocesani e religiosi, tranne uno. Riteniamo questo un bel segno di collaborazione e di comunione fra tutte le diocesi, che permette ai giudici un quotidiano confronto di esperienze e sensibilità, che poi torna a vantaggio anche delle singole diocesi, dove il personale del Tribunale è sempre impegnato di fatto. Chi è giudice nel Tribunale Ecclesiastico Regionale è di solito vicario giudiziale o giudice presso il Tribunale Diocesano. Aver mantenuto un alto numero di giudici e difensori del vincolo a servizio del Tribunale Regionale ha permesso anche di distribuire meglio il lavoro, rendere più veloce lo svolgimento delle pratiche il tribunale regionale inoltre svolge una funzione di riferimento per i vicari giudiziali delle nostre diocesi promuovendo incontro e confronto. Ecco, al mio terminando questo saluto, rivolgo di nuovo il mio sincero ringraziamento a tutto il personale del tribunale che anche in questi anni di pandemia non facili ha portato avanti celermente il proprio lavoro senza significativi ritardi. Infatti, anche in questi ultimi anni, quasi tutte le cause introdotte sono state concluse nell'arco di un anno. Questo mi sembra una risposta molto concreta a uno degli obiettivi che il Papa ci ha posto con il mitis iudes, che è quello della celerità del processo. Saluto cordialmente quindi Monser Davide Salvatori e lo ringrazio per il suo ministero presso il Tribunale della Rota Romana e per aver accettato il nostro invito a condividere un momento importante per noi di riflessione e aggiornamento. Benvenuto a tutti e grazie per la vostra presenza. Grazie. Mi metto qua davanti, così ascolto guardando in volto il nostro Monsignore. Ringraziamo il moderatore per il saluto. Ricordo che sono collegati con noi anche in streaming alcune persone che non potevano essere presenti oggi, alcuni vescovi, alcuni operatori del tribunale che hanno chiesto... Di, appunto, di poter seguire la, questa diretta streaming di questa nostra giornata del dies annualis. Eh, tra l'altro, alcuni vescovi hanno fatto sapere l'impossibilità di essere presenti perché oggi è San Bernardino e per cui c'è grande festa a Siena e a Massa Marittima, e allora i vescovi non sono, non sono potuti intervenire. Altri vescovi hanno avuto le celebrazioni e allora hanno, si, sono, si sono scusati, altre persone hanno, hanno fatto appunto sapere che non potevano essere presenti in, con, in questo momento. Intanto un caro saluto a tutti voi che siete qui presenti, al moderatore, al Cardinal Giuseppe Petori, al Vescovo Stefano Manetti di, di Montepulciano, ma eletto Vescovo di Fiesole, e a Don Dalio, vicario giudiziale aggiunto, a tutti i giudici, al personale del Tribunale, agli avvocati, ai vicari giudiziali e ai rappresentanti dei consultori familiari. Un caro saluto a Monsignor Michele Alfano del Tribunale Ecclesiastico Metropolitano Salernitano di Appello e poi ai giudici del Tribunale Umbro che sono qui presenti. È bello ed importante ritrovarci non soltanto per parlare dell'attività del nostro Tribunale, ma anche per rinnovare insieme il desiderio e l'impegno di servire i fedeli in questo campo della giustizia ecclesiale. Ringrazio la facoltà che oggi ci accoglie e mette a disposizione i suoi ambienti fisici ed informatici per rendere possibile questo nostro incontro. Saluto e ringrazio fin da ora per aver accettato il nostro invito Monsignor Davide Salvatori, che dopo ci offrirà la sua lezione. E facendo un po' il resoconto dell'attività dell'ultimo anno del Tribunale, un primo pensiero grato va alla memoria del professor Luciano Conti, che in questo mese di aprile 2022 è venuto a mancare improvvisamente. Per 40 anni è stato docente all'Università di Pisa e per tanti anni, fino al mese di gennaio scorso ha collaborato come psichiatra con il nostro Tribunale per redigere perizie, soprattutto le perizie d'ufficio. Il Tribunale, anche durante il 2021, e nonostante il Covid, ha svolto tutto sommato, non ha mai interrotto la sua attività, anche se c'è stato qualche ritardo e qualche rinvio. Ovviamente l'attività è stata tutta portata avanti applicando il protocollo anticovid secondo le varie disposizioni governative che si sono susseguite nell'anno. Nel corso dell'anno abbiamo cominciato ad usare un nuovo gestionale delle cause, soprattutto per la cancelleria e l'archivio, che può favorire anche il lavoro e la consultazione da remoto e da casa, ma ancora il suo uso non è entrato a pieno regime. Per le comunicazioni scritte, in questo periodo è diventato sempre più usuale la mail, la PEC, sia all'interno del Tribunale sia verso le parti, i testimoni e gli altri tribunali. Per quanto riguarda la sede, la nuova sede del tribunale eh, che sarà trasferita in Via Villani, tra l'altro qui vicino, davanti a Piazza Tasso, nel complesso che era delle suore della Misericordia, sono arrivate in queste ultime settimane tutte le autorizzazioni preventive, perché l'edificio che verrà acquistato è un bene tutelato e nel, mese, e nel mese di giugno contiamo di poter sottoscrivere il rogito presso il notaio. Dopo 60 giorni potremo passare al contratto definitivo in mancanza d'esercizio del diritto di relazione da parte dello Stato. A quel punto ci organizzeremo per i lavori necessari per adeguare l'immobile alle nostre esigenze. Per quanto riguarda il Tribunale, gli operatori durante l'anno 2021 il personale è rimasto, non sono rimasti gli stessi, 12 giudici, anche se uno, padre Crisostomo Frick, francescano, pur rendendosi disponibile ancora per il nostro Tribunale, è stato chiamato a prestare il suo servizio. Presso la Curia generalizia dei frati minori a Roma, i difensori del vincolo sono sette, sono rimasti sette, sei sacerdoti ed un laico che hanno portato il loro, avanti il loro lavoro eh, anche se nessuno di loro quest'anno è partecipato ad un'udienza e questo forse è un po' un limite di questo periodo: la mancanza di, della presenza dei difensori del vincolo durante de, le udienze. È vero, è stato, sono stati due anni particolari, però forse bisognerà un po' riparlarne. Il difensore del vincolo laico dal 10 marzo 2020 ancora oggi è in lavoro facile nello smart working. I patroni stabili, so, i patroni stabili sono sempre tre, il dottor Andrea Scasso, Ilaria Zipoli e Veronica Mattolini e durante il 2021 hanno svolto un servizio di consulenza presso l'Ufficio del Tribunale eh, incontrando complessivamente 307 persone, 57 in più del 2020 e sempre nel, 2000, nel 2021, scusate, i dati che sto dando sono in questo libretto che, che a qualcuno è stato distribuito e può essere recuperato anche con il, con il proprio cellulare dal QR code che è stato appeso in, all'ingresso dell'aula dell magna. Scusate se lo dico solo ora. Le cause che sono state presentate e seguite dai patroni stabili sono state 81. In primo grado, pari al 65% del totale delle cause introdotte in tribunale. In cinque cause sono stati nominati come patroni di parte convenuta e i patroni di fiducia hanno presentato il restante 35% delle cause, cioè 43 introdotte in primo grado presso il tribunale regionale. Anche per quanto riguarda il personale, nel corso del 2021 non ci sono state variazioni. Il personale dipendente in Cancelliera sono sempre state sei persone. Un ringraziamento al personale perché in fondo ha prestato servizio in questi anni così particolari del Covid, in cui c'è stata anche qualche assenza a causa del Covid. In particolare in questi giorni è assente la Cancelliera, dottoressa Maria Grazia Colucci, perché dal 15 marzo scorso è in infortunio, avendo avuto un piccolo incidente mentre veniva al lavoro e anche la, nonostante la sua mancanza appunto, il personale continua a far procedere ordinatamente e speditamente il lavoro della Cancelleria. Per quanto riguarda l'attività del Tribunale, nel 2021 sono state trattate 336 cause, fra quelle residue dell'anno precedente e le nuove introdotte. Le cause nuove introdotte sono state 124 con procedura ordinaria. E c'è stato un aumento di due cause rispetto al 2020. Per quanto riguarda le cause di secondo grado, ne sono state appellate sei. Chiaramente, non essendo più obbligatorio l'appello, eh, sono molto diminuite le cause eh, in appello dal Tribunale, Tribunale di Cesano Umbro e da quello Piceno. Anche in questo anno sono diminuite le cause arretrate. Avendone concluse 142 di primo grado e 17 di secondo grado. Le cause residue sono passate da 195 a 180 a fine 2021. Durante lo stesso periodo ci sono state otto Costituzioni di parte convenuta, una delle quali con la richiesta di esenzione delle spese processuali. Per quanto riguarda i capi di nullità, senza stare a, a, a presentarli tutti. Ricordo che 78 cause sono state introdotte per, per il capo del ca grave difetto di iscrizione di giudizio e 5 per incapacità ad assumere gli oneri, gli oneri matrimoniali, per cui 83 cause sono di natura, si può dire, di tipo psicologico. Poi sono state 30 cause introdotte per l'esclusione dell'indissolubilità e 30 per l'esclusione della prole e poi altre cause con gli altri, con gli altri capi. Anche per quanto riguarda le cause decise in appello, 9 cause su 13 erano state presentate su, per quanto riguarda il capo del canone 1995 numero 2 e 3. La provenienza delle cause per quanto riguarda le, le diocesi toscane, di fatto provengono da tutte le diocesi toscane compreso Monto Liveto Maggiore. La maggioranza delle cause sono da, da Firenze, 47, poi da Pisa, 23, Pistoia, 16, Livorno, 13, Fiesole, San Minato, 12. E poi le altre diocesi in numero minore. Una curiosità per quanto riguarda l'anno di celebrazione del matrimonio che, per cui è stata, è stata introdotta la causa di nullità. Nel 2021 sono stati presentate richiesta di nullità di matrimoni celebrati fra il 1986 e il 2019, almeno uno per anno, almeno uno per anno dall'86 al 19. Mi piace segnalare che c'è stata nel 2021 anche la richiesta per una una dichiarazione di nullità di un matrimonio celebrato, celebrato nel 1965. Chiaramente nell'anno 2021 sono aumentate le richieste di perizie, di perizie di tipo psicologico, ne sono state redatte 98, anche se le perizie assegnate durante il 2021 sono state 124. E a inizio gennaio, ma appunto, al cuore 26 ancora non erano ritornate, erano in fase di redazione. Evidentemente anche l'aumento di queste perizie denota il fatto che il capo di nullità, che, 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 che in maniera molto grande, che in questi ultimi anni è sempre più diffuso, riguarda il canone 1095. Per quanto riguarda le erogatorie, nel 2021 sono state richieste da parte del nostro Tribunale 32 erogatorie, mentre ne abbiamo eseguite 5 presso il nostro Tribunale. Queste richieste sono aumentate prima di tutto a causa del Covid e della necessità di far muovere il meno possibile le persone, soprattutto i testimoni, anche all'interno della nostra regione. Credo che questo dato però debba essere letto come un sempre maggior, un maggior segno di collaborazione fra i tribunali e fra i tribunali anche diocesani della Toscana. In questo periodo sono stati richiesti 16 decreti esecutivi alla segnatura apostolica. Per quanto riguarda i dati dei processi brevi, che, um, le informazioni le abbiamo ricevute dai vicari giudiziali delle singole diocesi di Toscana, nel corso dell'anno passato sono stati introdotti nelle varie diocesi della Toscana 24 processi brevi e al 31 dicembre 2021 5 risultavano ancora pendenti. In conclusione, in questi giorni, il mese scorso, ho, ho avuto modo di poter leggere alcuni dati eh, dell'Istat riguardo al matrimonio, ai matrimoni celebrati in Italia nel 2020 e nel 2021 e da questi dati evidentemente si vede che il matrimonio è un'istituzione in crisi. Nel 2020 abbiamo assistito al crollo dei matrimoni celebrati in chiesa. Certamente la motivazione principale è stata la pandemia, ma di fatto i matrimoni celebrati in chiesa si sono dimezzati da 184.088 nel 2019 a 96.814 nel 2020, circa il 47% in meno. Sempre secondo i dati ISTA, nel 2021 eh, c'è stato una, un segno di ripresa. Nei primi nove mesi del 2021 i matrimoni sono raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2020, anche se risultano sempre un numero inferiore rispetto a quelli del periodo precedente. Datene presente che negli anni 2019-2020 sono calate soprattutto le nozze con rito religioso, Meno 67% e i primi matrimoni, meno 52%. In questo stesso periodo i matrimoni religiosi sono calati più del doppio rispetto a quelli civili, e in molti casi dei matrimoni civili si tratta delle seconde nozze. Certamente il fenomeno delle seconde nozze ci, civili ci interpella, interpella l'unità ecclesiale e noi operatori del tribunale. Perché sono i casi che potrebbero avere più interesse a verificare l'eventuale nullità del precedente matrimonio. Un dato interessante, che, può sembrare, che potrebbe sembrare una curiosità, ma in realtà indica una tendenza di questi ultimi anni, secondo mh, dai dati dell'Istat, riguarda i matrimoni nei quali almeno uno degli sposi è cittadino straniero. Nel 2019 sono stati almeno 18.832 matrimoni celebrati da un cittadino straniero e un italiano circa il 20% del totale dei matrimoni celebrati e fra questi 4.000 matrimoni sono stati celebrati fra due cittadini stranieri di solito dello stesso paese. Certamente questi matrimoni fra cittadini stranieri che poi stabiliscono qui la loro attività e la loro vita sono cominciano ad essere numericamente una novità che la Chiesa dovrà tenere in considerazione. Tra l'altro per quanto riguarda l'attività del nostro Tribunale, facendo una rapida verifica, ho notato che negli ultimi due anni ci sono state almeno dieci richieste nullità con parti eh, in causa di origine, di origine non italiana, in cinque casi entrambi con i coniugi e stranieri, in cinque casi uno solo era straniero. Ma mh, non so se sono dati precisissimi, però certamente almeno una decina di casi ci sono già stati presentati nel, eh, al nostro tribunale. Così concludo questi, ricordando questi dati, un po' per ricordare l'attività appunto. Fatta e portata avanti in questo anno. Un'attività certamente al servizio della Chiesa e anche al servizio della famiglia. Aiutare, come diceva anche prima il nostro moderatore, aiutare dei coniugi a fare verità sulla propria situazione affettiva e matrimoniale, certamente è un aiuto per la, per la propria vita cristiana e per, la vostra, e per la propria vita in generale. Sicuramente il tema della famiglia è un tema che, appunto, anche è molto. Papa, a cui Papa Francesco tiene molto, e anche la nostra, il nostro servizio nel tribunale vuole essere un servizio alla famiglia. Dopo aver dato questi dati, eh, semplicemente dico che fra non soltanto l'Istrad ha presentato questi, questi, mh, queste indicazioni. Eh, piuttosto negative sull'andamento dei matrimoni mi piace consigliare magari alla lettura, lettura di tutti per, uno, un, per sollevare un po' lo spirito il numero di accenti di, di, della civiltà cattolica dedicato alla famiglia che è uscito in, questa, in queste settimane tutto sommato c'è uno sguardo alla famiglia non da un punto di vista canonico ma da un punto di vista teologico, biblico, spirituale in cui appunto si sottolinea come il, la famiglia e il matrimonio certamente difficilmente andranno a finire perché in fondo fanno parte proprio di quella necessità, esigenza sia delle persone ma anche come, come riferimento per la costituzione di una base solita nella vita sociale e questo numero di, di accenti della civiltà cattolica mette proprio risalto in alcuni articoli la, la forza, il valore, la, la perpetuità della, della famiglia nella storia, nella, lungo il corso della storia. E quindi può essere un, un aiuto magari a riflettere su questo tema della famiglia indipendentemente dal nostro lavoro in tribunale. A questo punto lascio la parola a Don, Dalio, a Don Daniel che ci presenterà il nostro relatore. Bene, come più volte è stato accennato l'attività del nostro tribunale. Da qualche anno c'è un grande incremento riguardo alla figura del cano Canone 1095 numero 2, ovvero il grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e di ricevere reciprocamente. Constatato questo fatto, abbiamo pensato di fare una riflessione in proposito. E per questo serviva trovare una persona qualificata che l'abbiamo individuato appunto in Don Davide Salvatori. Don Davide Salvatori è un sacerdote dell'archidiocesi di Bologna. Nonostante la giovane età, ha accumulato molta esperienza sia nell'ambito della pastorale sacramentale e parrocchiale sia nell'ambito pastorale e giuridico attraverso l'insegnamento, attraverso la pubblicazione dei suoi articoli di studio. Don Davide attualmente è professore invitato presso la Pontificia Università Gregoriana, presso l'Università della Santa Croce. E preso la, eh, la Facoltà San Pio X di Venezia. Di recente è stato nominato da Papa, da Papa Giovanni eh, Francesco come parte integrante di quella commissione per la verifica dell'applicazione della riforma. Introdotta dal motu proprio Mitex Iudex. Don Davide lo conosciamo per la grande quantità di articoli scritti, anche come collaboratore o dire, tra il comitato direttivo dei quaderni di diritto. E dal 2011 è stato nominato uditore presso la, il Tribunale della Rota Romana. In precedenza come impegno presso il Tribunale di Bologna, un po' ha seguito diversi percorsi come difensore del vincolo, come giudice e come vicario giudiziale aggiunto. Credo che sia abbastanza questo che ho detto, e questo era un po' l'accordo, una cosa molto breve circa la vita di Don Davide. A te la parola. Eh, grazie Don Daniel, io ringrazio Monsignor Pierazzi per l'invito, eh, saluto il Cardinal Bettori, anche il Vescovo Manetti, eh, saluto a tutti voi qui presenti, anche i colleghi giudici del, del Tribunale, di questo Tribunale di Firenze, ma anche eh, delle altre regioni ecclesiastiche. Io ehm, ho un po' di timore, tremore, perché eh, non chiamerei adesso il mio intervento prolusione, nel senso che mi è stato chiesto di fare una cosa pratica, quindi non vi farò una lezione. Non vi parto da Dame Deva perché non vi parto da Coran Prior del 1919 per arrivare al canone del 1992, ovviamente. Ma eh, mi è stato chiesto di fare una cosa un po' più ehm, diciamo, accessibile a tutti e di per sé utile, volevo dire, per eh, il nostro vostro eh, servizio in tribunale. Per cui di per sé io mi scuso fin da adesso perché non ho dato una relazione scritta. Ma eh, con voi vorrei solamente ripercorrere in estrema sintesi, cioè, da un punto di vista proprio anche schematico, quello che la rotta romana insegna da almeno un secolo sul canone 1095 numero 2. Ehm, il, il titolo dato è molto generico, l'ho scelto così perché è la prospettiva, il canone 1095 numero 2, dalla prospettiva della rotta romana. Eh, si, si potrebbe scrivere un'enciclopedia su questo titolo, ma io ho voluto essere il più generico possibile per poi dire a voce esattamente i miei intendimenti di essere, eh, direi, pratico, eccetera. Allora, innanzitutto, eh, quello che io dirò è la costruzione logica su questo canone che noi continuamente nelle sentenze della rotta romana continuiamo a dire, cioè, per intenderci. Il contenuto del canone 1095 numero 2 è costruito sull'atto psicologico di Tommaso, cioè intelletto e volontà. Quindi eh, il 1095 in generale, il numero 1 e il numero 2 è sulla parte intellettiva, il numero 3 è sull'aspetto della volontà, questo come inquadramento generale. Il 1095 numero 2 ha dalla rota romana una struttura, si dice, tripartita. E questo è frutto di un'evoluzione che io brevemente vi faccio vedere perché è anche utile almeno capire come la rota romana è arrivata a questa struttura. Il primo elemento è, si chiama, scusate, che è sempre dedotto dalla psicologia atomista, intelletto-volontà. Il primo elemento di, di sapore intellettivo dell'intelletto è la facoltà conoscitiva. Poi approfondiremo questo. Questo è il primo elemento. Il secondo è la facoltà scritica e il terzo elemento è la libertà interna. Per chi di voi volesse cercare nella giurisprudenza romà, eh, rotale tutti questi, la facoltà scognoscitiva è introdotta nella giurisprudenza rotale da una sentenza Coram Prior del 1919 e da lì si, si eh, svilupperà tutta la riflessione sul 1995. Purtroppo questa sentenza non la trovate nelle fonti del canone 1092. Io questo me lo spiego, l'ho anche scritto in un articolo. Però, vabbè, questo. Il secondo elemento, che è la dimensione della, del, della dimensione critica, poi entriamo in tutti questi elementi, eh, la introduce per la prima volta nella giurisprudenza rotale una sentenza Coran Felici del 1957, che in realtà leggendomi queste sentenze mi sono reso conto che poi entra nella giurisprudenza rotale grazie a una sentenza di eh, Sabattani che fu poi cardinale, prefetto della signatura apostolica del 1961. Mentre, tutta la, e qui siamo nella fase intellettiva, cioè la, la, la rota romana che, vedendo come la psicologia, la psichiatria clinica si evolveva in quegli anni, ehm, e quindi approdavano le cause nel Tribunale della rota con le varie fattispecie, confrontandole, quindi confrontando la psichiatria clinica con la psicologia tomista, hanno iniziato a interpretare il furore e la menzia, perché quella era la pazzia, con le categorie della psicologia atomista, quindi individuando prima la dimensione eh, della facoltà cognoscitiva, cioè bisogna conoscere che cos'è il matrimonio, nel 57 con la. Eh, in felice intuizione del Cardinal Felici, cioè la dimensione critica, io devo scegliere una cosa, cioè io devo sapere se questa è eh, una bottiglia e de devo bere, io devo sapere che c'è l'acqua, non che sia nitroglicerina o che sia, eh, che ne so, eh, eh, la cera per, gli, per la lampada del Santissimo, questo potrebbe essere tutto questo. Io devo avere, non solo devo conoscere che cos'è, ma devo fare un passo ulteriore, discernere, capire. Quindi entrare in correlazione con un oggetto. E poi c'è il terzo elemento che è stato introdotto nel 1928 da una sentenza Coram Massimi cioè tutta la dimensione della libertà interna, che io non tratto, qui ho scritto un articolo, troverete tutti i riferimenti in quell'articolo delle sentenze rotali, iniziando da Coramprar, anzi da prima, dal 1919-1909, ehm, perché lì si correlava la vis velmetus, cioè la libertà esterna in correlazione con la libertà interna. Ma e la libertà interna è classificata, secondo la psicologia atomista, nella dimensione volitiva. Qui adesso sono estremamente a volo d'uccello, vi ho dato l'impalcatura. Entriamo dentro la discrezio iudici. Io vi citerò adesso, eh, vi, le, vi leggo una fattispecie, entriamo così, che l'ho presa da un testo di, del Carinone Gasparri del 1892, Ve lo lascio come cronaca, il cardinale Gasparri, leggendo le sentenze rotali, ha ehm, influito tantissimo sulla giurisprudenza rotale e su questo canone nel 1995. Io me ne sono accorto leggendo perché gli uditori eh, citavano questo testo del sacramento del matrimonio del Gasparri. Il Gasparri, siamo nel 1892, parla già di discrezio iudici. Attenzione perché sia il decreto ungraziani che le decretali parlavano di furor, amenzia e basta. Questo era il concetto, c'è cioè la pazzia. Mentre il cardinale Gasparri, ve la faccio breve, cioè attingendo ovviamente a San Tommaso, parlava di discrezio iudici e vi leggo la fattispecie che Gasparri porta nel suo testo eh, di una sentenza eh, di ventimiglia, la chiamano ventimillienne, più che sentenza si chiama risoluzio, cioè sono decisioni della Sacra Congregazione del Concilio. Perché nella riforma di, Pio, ehm, di, di Sisto V, siamo nel 1888, ma anche poi di quella di San Pio X, nel 1910, la Congregazione del Concilio aveva la competenza sulle nullità di matrimonio, che era concorrente con... La rotta romana, poi è vero che nella riforma di, di San Pio X queste competenze verranno passate alla congregazione del Concilio, che l'attuale congregazione per il clero, ovviamente, furono passate alla congregazione per i sacramenti. Allora, questa è la fattispecie. Una ragazza di 12 anni e 9 mesi si sposava il 18 settembre del 1871 con un uomo reduce dal servizio militare da 4 mesi. Il parroco non li voleva sposare, non solo per la giovane età della ragazza, ma anche per la poca intelligenza di questa, era abbastanza sempliciotta. Immaginatevi un paesino di montagna della Liguria dove non c'era televisione, non c'era niente, quindi questa povera ragazza conosceva anche ben poco del matrimonio. Quindi eh, la cosa fu deferita al vicario generale della diocesi, il quale, soppesate ogni cosa, impose ovviamente il matrimonio. Celebrati il matrimonio iniziano la convivenza coniugale nella casa dei genitori della ragazza. Il matrimonio però dura appena otto mesi, quando l'uomo manda via la ragazza perché di fatto non riuscì mai a congiungersi carnalmente con la ragazza, la quale non aveva ancora raggiunto il menarca, quindi mh, era molto giovane. Passati un po' di tempo il, venne, il vescovo venne a sapere della cosa quando passò nel piccolo paese di montagna per la visita canonica. Fece allora subito istruire il processo. Durante l'istruttoria venne fuori la verità. La ragazza fu costretta dalla madre a sposare quell'uomo che non solo non amava, ma la ragazza non aveva neanche consapevolezza di cosa volesse dire sposarsi, non aveva consapevolezza di cosa volesse dire sposarsi, di cosa voleva dire il matrimonio. Attenzione, che qui non c'è una questione di tipo psichico: la ragazza era normale, era troppo giovane. La causa di matrimonio fu istruita per inconsumazione, per impedimento di affinità e per metus incusso nella ragazza. Durante l'istruttore si seppe che l'uomo, tra l'altro reduce del servizio militare, era stato ospite nella casa della ragazza e aveva avuto una relazione eh, sentimentale con la madre. La ragazza poi fu costretta dalla madre a sposare quell'uomo per la volontà diretta di questa, eh, di questa mamma. La causa venne trattata per inconsumazione. Quindi di per sé Gaspari cita questo caso non per eh, i capi di nullità, ma dice mancava di discrezione di giudizio, cioè era troppo giovane. Non è una questione di tipo psicologico qua, è una questione che la ragazza non conosceva che cos'era il matrimonio, non conosceva che cosa voleva dire sposarsi. Il primo elemento, cioè la facoltà coniuscitiva con cui si sviluppa il canone 1095, dobbiamo immaginarlo su questo. Adesso vi faccio vedere un'altra fattispecie trattata proprio da Pryor quando lui introduce nella giurisprudenza rotale eh, questo concetto. Siamo in un matrimonio fatto nel 1889 in Cina. Spero di non scandalizzare nessuno per quello che adesso leggeremo. Cioè, vabbè. Quindi un pagano, quindi un uh, non cristiano, vende, vende la propria figlia per ragioni di povertà. Siamo alla fine dell'Ottocento, è preciso. Ad un altro pagano affinché la stessa fosse, fosse data in sposa del figlio del proprietario della ragazza. Insomma, vendono sta ragazza affinché il figlio di questo Signore potesse avere una moglie. I giovani si sposano nel 1900, secondo il rito eh, non cristiano, ovviamente. La ragazza aveva 13 anni e il ragazzo 30. Questa è la fattispecie. L'uomo si dimostra impari. Ad affrontare le più piccole questioni di famiglia, non essendo capace neanche di gestire le cose comuni, oltre a quelle che sono tipiche, ovviamente, di una coppia. Nel frattempo la donna riceve il battesimo, inizia però una vita concubinaria con un altro uomo e ha quattro figli. Questa è la fattispecie. Il marito non si rende conto di nulla perché probabilmente lui era oligofrenico, oggi diremmo così, cioè non aveva eh, sviluppato completamente forse l'area del cervello, o perlomeno. Quindi questo uomo non eh, si rende conto di nulla, benché la cosa fosse sotto gli occhi di tutti nel piccolo paese dell'Oriente. Alla fine il marito manda via la donna. E questa, passati alcuni anni, introduce la causa di nullità di matrimonio per poter accedere ai sacramenti, ovviamente. Come trattati in rota questa causa? La causa arriva in rota, ovviamente in appello, e il prior, questo eh, giudice, è il primo che applica il criterio di San Tommaso, cioè la discrezio iudici proporzionata al matrimonio, ai casi di amenzia era il concetto nel codice 17 di, di pazzia e eh, si tratterebbe un caso di oligofrenia che non è trattato secondo appunto eh, le indicazioni tipiche di quel tempo perché bisognerebbe applicare, ve la faccio bene non, non voglio angariare con queste cose qua, si applicava l'interpretazione di Sanchez al matrimonio di, 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 di San Tommaso cioè il criterio dei sette anni, cioè si applicava il criterio della teologia morale cioè eh, una persona che ha compiuto sette anni, poiché è capace di eh, fare una. È capace di intendere di volere, è capace di ehm, compiere un peccato mortale. Allora, la giurisprudenza applicava questo criterio per discernere la discrezio iudici, questa è una questione eh, sanceziana, si dice così. Che questo concetto, ve la faccio breve, passa nel 1095-1 Cos'è il difetto di uso di ragione? È uno che Equiparato a un infante che non ha l'uso di ragione, questo è il concetto del 1951 che nasce dalla tradizione canonica. Ma la discrezio iudici nasce dal criterio della pubertà, cioè uno che ha la discrezione di capire che cos'è il matrimonio. Allora capiamo la fattispecie di Ventimiglia: la ragazza non si rendeva conto di che cosa voleva dire sposarsi, non aveva la discrezio iudici secondo eh, Gasparri. E secondo prior nella seconda fattispecie di questo signore della Cina, non aveva la sufficiente discrezione di giudizio, non perché aveva, non hanno fatto una perizia psichiatrica qua, si sono resi conto dai fatti, dalle prove, che non si rendeva conto di che cos'era il matrimonio. Non si è neanche reso conto che sua moglie lo tradiva con un uomo e ha partorito quattro figli. Scusate, ma... Una donna incinta si vede, questo signore non se n'è accorto. Cioè capiamo la struttura eh, di questo signore. Allora, come ha elaborato la giurisprudenza rotale il 1952? Partendo da questa faculta scognoscitiva, cioè bisogna che una persona abbia la capacità intellettiva di rendersi conto che cos'è il matrimonio. Questo a prescindere da questioni di tipo Diciamo difetti di tipo psicologico o psichiatrico, perché non era ancora entrata tutta questa dimensione che entrerà nelle sentenze successive, cioè importate dalle fattispecie della giurisprudenza, che la giurisprudenza rotale scusate, ha dovuto affrontare man mano. Dobbiamo anche tenere presente che c'è l'evoluzione, la psicologia e la psichiatria clinica. La psicologia nasce clinicamente, si dice, nel 1869, cioè è molto recente. Poi la, eh, la, la psichiatria psicodinamica nasce con Freud, quindi siamo già all'inizio del 1900. Cioè, quindi c'è una giurisprudenza rotale che recepisce i concetti delle, letri, delle decretali del cari al diritto romano, cioè il concetto era sei pazzo, la psicologia e la psichiatria clinica che non solo individua la pazzia, ma ci sono delle subcategorie che eh, non c'erano ancora nel diritto canonico, cioè era, eravamo ancora fermi al diritto romano, il furo, la pazzia, o amenzia, cioè la pazzia cosiddetta quieta. E allora la, eh, la giurisprudenza romana inizia ad andare avanti riflettendo con la... È psicologia di San Tommaso, quindi intelletto. Primo elemento, capire che cos'è l'oggetto, devo capire che cos'è il matrimonio. Tenete presente, ve lo, lascio, ve lo lancio a spot: questo elemento non è recepito dalla Divina Sconnubi. La Divina Sconnubi non recepisce la tripartizione rotale, facoltà conoscitiva, facoltà critica, libertà interna. Ma se guarderete, mi pare che sia l'articolo 220, scusate non l'ho controllato, 200, quello sulle perizie, ne recepisce due, cioè la facoltà critica e la libertà interna, questo per fare le perizie. Io a amplio un momento lo spettro perché mi dico, proviamo a pensare oggi, oggi è tutta la questione del gender. C'è tutta una questione di matrimonio naturale che non è più veicolato dalla, dalle regimi, delle leggi statali. La cultura è una cultura molto lontana, lasciamo stare la cultura cristiana, parliamo di matrimonio naturale. Mi domando, un giovane fra vent'anni cosa saprà del matrimonio? Cioè, questa dimensione della facoltà coniucitiva, questa è una mia tesi che sostengo in alcune sentenze, questa questione della facoltà coniucitiva la giurisprudenza rotale anche recentemente ha abbandonato, ok? Perché tutti sanno che cos'è il matrimonio, insomma, dopo il 68 nessuno potrà. cioè, questa fattispecie del 1888, di questa ragazza che non sapeva che cos'era il matrimonio, oggi le ragazzine alle medie sanno che cos'è il matrimonio, cioè non, non mancherà più di facoltà coniucitiva in questo senso. Ma dopo la rivoluzione sessuale, almeno nel, nella nostra vita occidentale, io presumo, ma spero di no. Che non avremo fatti specie di gente che non sa più che il matrimonio è tra un uomo e una donna, o tra il genere umano, non lo so, non so cosa succederà. Però lancio come eh, provocazione, ma anche proposta di riflessione sul fatto che stiamo, ci stiamo incamminando verso diciamo un cammino, una meta che non conosciamo, non sapremo. I nostri giovani d'oggi, i millennial, come si dice, che cosa eh, produrranno, che idee avranno di matrimonio sulla conoscenza. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento è la cosiddetta facoltà critica che è stata introdotta dal cardinal Felici in una famosa sentenza del 1957 dove il cardinal Felici Sostanzialmente viene a dire che è importante la dimensione del discernimento, e sostanzialmente dice: bisogna essere capaci di valutare con sufficiente eh, valutazione critica, scusate il gioco di, valore, di, di parole, i diritti e i doveri essenziali del matrimonio. Cioè io non solo devo capire che cos'è in generale il matrimonio, cioè a scatola chiusa il matrimonio è questo, faculta sconcognoscitiva, ma devo entrare dentro eh, questo matrimonio, questa scatola, e devo capire quali sono i diritti e i doveri del matrimonio. E noi sappiamo che i diritti e i doveri del matrimonio, attenzione, essenziali, quelli che attingono all'essenza del matrimonio. La giurisprudenza rotale li ha identificati nei tria bona augustiniana, quindi bonum prolis, bonum fidei, bonum sacramenti. E, e va, questa è l'antica eh, struttura dell'essenza del matrimonio che eh, le troviamo già anche nella giurisprudenza eh, precodiciale. Ma dal... Eh, canone 1055 del caudice 1983 si è sviluppata tutta la dimensione del bonum coniugum, che non ha inventata la rotta romana, è sostanzialmente ehm, il contenuto, è il fine secondario. Qui in giurisprudenza rotale è difficile fare una sintesi, in una sentenza del 2018 ho cercato una sintesi, ehm, mi sembra abbastanza eh, condivisibile, nel senso che tutte le sentenze dicono che il bonum coniugum è un onus, 10953, ok, un onere. Ma quando andiamo a, a, a dire che cosa c'è dentro l'onere, tutte le sentenze rotali dicono i triabona augustiniana, questo è, ma allora anche il bonum coniugum è equiparato a un onus. Quindi i triabona augustiniana sono gli elementa essenziali. Del canone 1101 sulla simulazione, perché quel canone lì dice: Attenzione: simulazione totale, proprietà essenziali, cioè il canone 1056 schema di San Tommaso, questo è. E poi aggiungono elementum in realtà in singolare. Ma elementa aliquod elementum, cioè un qualche elementum essenziale. Che in un articolo di Navarrete, che lui era nella commissione, disse: Abbiamo scelto di lasciare elementum per dire la giurisprudenza rotale dirà che cos'è questo elementum. La giurisprudenza rotale sulle simulazioni dice che l'elementum elementum sono i Tria Bona, tra cui ci mette dal 2001 dentro anche il bonum coniugum, perché la prima sentenza eh, sulla simulazione rotale, scusate, sono controllato il dato, non mi ricordo se è del 2000 o del 2001, siamo lì ma il codice è del 1983, quindi noi lì abbiamo invece tantissime sentenze sul 1095-3, dove l'onus è il bon anche scusate, il bonum coniugum. e quindi se l'onus sono i triabona, i triabona sono per coerenza interna del codice, dentro le simulazioni elementi essenziali, non sono, negli, non sono nelle proprietà, perché le proprietà sono l'unità e l'indissolubilità, schema di Tommaso, usiamo lo schema di Sant'Agostino, di elementa, questo è la è in, scusate se sono molto sintetico, ma eh, siamo tutti addetti ai lavori, eh, penso che riusciamo a eh, intenderci. Quindi, il bonum coniugum, per farvela breve, rientra eh, all'interno degli elementi essenziali, e il contenuto ovviamente è secondo un'analisi di questo fatta. Non ho ancora pubblicato questo testo. Ma eh, chi accederà agli schemi eh, eh, dei consultori era il fine secondario. È il, fine, è il fine proprio personale del matrimonio, che è il mutum adiutorium, cioè il principio di parità di cui anche Papa Benedetto XVI, nella locuzione eh, del 2013, parla del bonum coniugum, parla di questa relazionalità. Quindi mutum adiutorium, per dirlo secondo lo schema eh, classico, e rimedium concupiscentie, cioè tutta la sfera della sessualità vista nella dimensione della relazionalità. È tutto il comium, una relazionalità nella sfera del quotidiano, mutum adiutorium. La relazionalità con principio di parità non solo nel quotidiano, ma anche nel talamo, e quindi il remedium concupiscienzia. E questo è in estrema sintesi ciò che si potrebbe dire eh, sul bonum coniugum. Quindi tornando agli iuret, officia matrimoniali essenziali del 1900, eh, mila, scusate, 1995 numero 2, è chiaro che uno deve sapere tutte queste cose. E allora capiamo tutto lo sforzo della giurisprudenza nel dire non è la malattia psichica la cioè che, che crea la nullità, non è la malattia, è causa. E questi periti devono aiutare a dire: ma come questa anomalia, malattia, anomalia psichica o grave immaturità sono tre elementi da tenere presente, morbum, anomalia psichica e aggiunge la giurisprudenza totale, immaturità psichica. Come questi sono causa della grave mancanza di discrezio giudici. E quello dico agli istruttori. E ho fatto tantissime volte anch'io la istruzione di una causa. Non basta chiedere eri immaturo, eri incapace? A parte che non si fa mai, non si chiede mai una domanda del genere, purtroppo si trova. Ma bisognerà andare, l'istruttore dovrà fare domande come fa lo psicologo, o lo psichiatra. Se voi leggete le sentenze, quando fanno una, una sintesi dei colloqui. Eh, peritali che sono strutturati o semistrutturati, questo è a discrezione del perito, voi vedete che partono dalla relazione chi sono i loro genitori, quindi partono dal contesto familiare, poi come la persona, la personalità si è evoluta all'interno del contesto familiare, all'interno del contesto sociale e poi da lì si parte nella relazione con la persona che, le, che questo tizio ha sposato. E da lì si deduce, cioè si inferisce se c'è un disturbo, un'anomalia o una grave immaturità, ma si parte sempre da fatti, cioè c'è una storia, alle volte una storia clinica, alle volte una storia della persona che magari ha determinati eh, fatti o circostanze che possono essere eh, rilevanti per il perito. Questi elementi poi verranno confrontati dal perito attraverso i test psicodiagnostici. Mi raccomando, questo lo dico perché nella giurisprudenza rotale eh, le perizie vengono recepite dalla rota eh, se sono conformi agli atti, cioè fondati su ciò che l'istruttore ha raccolto. Quindi l'istruttore non solo deve eh, istruire un capo di nullità a 1095, è, lo so, è oneroso. Io mi ricordo quando ho fatto tantissime istruttorie... È veramente spossante, questo va detto, perché devi fare diverse domande partendo da una storia della persona, capire come la persona si è evoluta, si è relazionata all'interno della famiglia, su se stessa, perché entrare anche nel mondo eh, psicologico-spirituale nel senso psichico, non, non pneumatico, spirituale in questo senso è complesso. Soprattutto se devi interrogare uno che non ha il concetto di non ha molto, eh, come si chiama l'introspezione psichica sua. È complesso tirare fuori questi elementi. Ma voi capite che è importante per il perito. Perché alle volte poiché la perizia si deve basare sugli atti, io devo dare degli elementi al perito che leggendo, lì lui capisce, capta e approfondirà da un punto di vista psicodinamico gli stessi elementi. Per cui. Eh, tra istruttore e perito ci deve essere questo, questa sinergia, cioè questa collaborazione nella ricerca della verità. E le perizie hanno un valore probatorio nella misura in cui eh, illuminano, cioè si fondano sui fatti, ma me li illuminano da un punto di vista psicodinamico. Allora eravamo partiti dalla malattia, anomalia o grave maturità psichica che non è prova della nullità in sé, ma causa la. Eh, nullità in quanto influisce sulla discrezio. Iudici facciamo un esempio: se uno ha un grave disturbo di personalità narcisista, per un, grave, per un narcisista narcisista, la differenza tra questa bottiglia quando ha bisogno di bere eh, e ha bisogno di affetto, non c'è differenza tra la bottiglia e la propria donna, o tra la bottiglia e i figli. Sto, sto estremamente esagerando. Eh. Certo che mancherà di discrezio iudici, dipende, cioè il perito mi deve aiutare a capire come quella malattia, ripeto, eh, eh, grave anomalia psichica e grave maturità psicoaffettiva influisca nelle sue facoltà superiori intellettive e poi volitive nella relazione con le persone, con l'altra, scusate, con i diritti e doveri. Quindi il bonum prolis, il bonum fidei, per esempio, e il bonum coniugum, cioè che c'è il principio paritario nella relazione eh, quotidiana e nella relazione sul talamo. Per cui, anche, tutte le, perché anche le, malattie, le malattie, i disturbi, diciamo così, eh, e le immaturità psicosessuali hanno rilevanza, perché sono eh, concernenti il bonum coniugum. E qui, scusate, apro una parentesi, però bisogna tenerlo presente nella sintesi. Cioè c'è stato un ampliamento dell'oggetto del consenso. Questo non lo dico io, c'è cioè, letteratura, c'è la, 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 la giurisprudenza totale, lo sta dicendo almeno dal 1969. C'è un'interessantissima sentenza Coramannè che è nelle fonti del canone 1095 numero 3, dove lì lui per la prima volta introduce esplicitamente lo Ius ad comunionem vite. È interessante il parallelo. Il codice del 17 aveva lo ius ehm, in corpus, cioè si diceva, ma per sposarsi, che cosa deve conoscere? cioè la facoltà cognoscitiva, non solo conoscere, ma deve la discrezio iudici, cioè che deve avere, cos'è che deve sapere il giovane? Deve sapere che il matrimonio è una. Unione tra un uomo e una donna, quello lo sapevano perché era, lo vedevano nelle famiglie, ma non solo, con una qualche cooperazione sessuale. Questo è il nostro 1096, che è uguale, non mi ricordo se è il 1086 o il 17, ma il concetto è quello, è, è passato pari pari nel mille, eh, canone 196 dell'83. Questa era la concezione del matrimonio nel codice 17. Allora voi capite che anche un adolescente non glielo vai a spiegare che cos'è il matrimonio. Lo sa, cioè, lo sa perché eh, naturalmente, e questo è, è Tommaso. Tommaso dice che la discrezione di proporzionata al matrimonio è questa, perché ciò che la natura inclina basta, cioè, lo sai già. Cioè, naturalmente conosci. Allora il matrimonio sarà nullo, nella misura in cui uno non ha, non ha questo tipo di eh, conoscenza. Allora, o c'è una grave malattia, un grave deficit psichico. Questo era ciò che veniva detto nel, eh, sotto il codice 17, ma con il Vaticano II, con la Gaudium Express 48, che inizia a parlare, cioè diciamo, ha recuperato, perché c'era già, se leggete Tommaso, tutta la questione del fine secondario esiste già, viene recuperato rispetto al fine primario. Per cui la Gaudium Express mette in evidenza sostanzialmente tutta la dimensione interrelazionale, cioè della, della comunio Vitae. Allora, questo, nella riflessione rotale, i giudici rotali, perché già anche nel 66, nel postconcilio, si iniziava a dire, ma questo amore coniugale, eh, questa dimensione reciproca relazionale, come entra nella, ehm, nella sfera della nullità? A me, nel 69, trattando di una fattispecie di iperestesia sessuale, cioè, conosciamo l'iperestesia sessuale, questa, mi pare che fosse femminile, quindi la linfomania, questa signora non era in grado di mantenere la fedeltà perché per impulsi ad agire una sessualità disordinata. La rotta romana per la prima volta riconosce la nullità del matrimonio per, cioè per diciamo, incapacità, diciamo così, a prestare, cioè a assumere l'oggetto, cioè quindi alla comunio vite. Per cui questo concetto nasce della, comunio, cioè della estensione del, dallo ius in corpus allo ius comunione in vite. Nasce lì. Cioè, capiamo che è sempre dentro lì. Cioè, come hanno ragionato i giudici rotai? la stessa fattispecie, che prima dichiaravano nulla il matrimonio per, per esclusione della fedeltà. Si sono detti, ma non è solo esclusione della fedeltà, è incapacità ad assumere la fedeltà, cioè comunio vita, c'è cioè questa relazionalità. Per cui lentamente si passa dall'ius in corpus con la um, Gaudium Espes 48, lo si mette di fianco alla ius ad comunione in vita, cioè sessualità quindi e dimensione relazionale nella coppia. E tutto questo ci sarà una sentenza Coram Serrano nel 1973 che recepisce questo ed è giurisprudenza comune, cioè la dimensione in, che noi chiamiamo oggi dimensione interpersonale, che entra nell'essenza, ma è un ampliamento dell'oggetto del consenso. Qui c'è un'interessante sentenza di Stankiewicz su tutte queste questioni eh, del 1999, dove lui fa tutto un percorso giurisprudenziale su queste questioni, ti va a vedere come lentamente l'oggetto del consenso si è ampliato. Allora torniamo al 17, no? Dicevo, l'adolescente secondo il 17 sa che cos'è il matrimonio, cioè sei in corpus è chiaro, è finito. Ma se oggi l'oggetto dell'oggetto del consenso mi è ampliato, non deve solo sapere che l'atto sessuale, ma deve anche sapere che quell'atto sessuale è oblativo, o no? Eh, C'è tutta una dimensione relazionale. Non solo, deve anche sapere che il matrimonio è paritetico, è paritario tra le persone. Noi oggi facciamo molto presto a dirlo, ma 20, 30, 40 anni fa eh, non era così, ma neanche per il diritto italiano. C'era comunque una sperequazione tra il maschio e la femmina, anche nel diritto canonico. E poi tutto si è ovviamente è, è messo, c'è diciamo, stato un principio di equalità, quindi tutto è stato diciamo, recuperato su questo principio, ma era anche di tipo culturale. Per cui c'è stato questo ampliamento, per cui allora abbiamo recepito da un'incapacità da di un assumendi è entrata dentro alla es, chiamiamola così, essenza del matrimonio che la giurisprudenza rotale dagli anni 84-85 in avanti eh, ha cristallizzato nel concetto di bonum coniugum. Io ve l'ho fatta molto breve, molto semplice, ma sono onesto, non è proprio così, nel senso che in giurisprudenza rotale c'è chi intende il bonum coniugum come fine secondario, chi ordinatio al bonum, eh, bonum coniugum, chi onus, chi elemento essenziale, e chi, quarto, eh, chi un... Uno dei, la somma dei triabona augustiniana, chi un quarto bene. C'è tutto questo nella giurisprudenza rotale. Però secondo me si può ridurre ad unum, eh, secondo la riflessione ovviamente che abbiamo fatta. Qui recuperando tutti i concetti, la discrezio iudici, secondo la tripartizione rotale, è faculta scognoscitiva, devo sapere che cos'è il matrimonio, la scatola, devo guardare dentro la scatola, cioè iure et officia matrimoniali essenziali, e questo lo dico agli istruttori, cioè quando fate l'istruttoria, eh, Dovete andare a guardare esattamente che cosa pensava del bonum sacramenti, vabbè, del bonum prolis, del bonum fidei, del bonum coniugum. Solitamente noi approfondiamo eh, soprattutto il bonum coniugum, ma ci potrebbe essere boh, qualcosa sulla questione anche della eh, descrizione di Dici sul bonum prolis, per esempio. Per cui, diciamo, ehm, la. Eh, giurisprudenza rotale ha lentamente, sostanzialmente maturato tutta questa eh, tripartizione. Ora approviamo al terzo elemento. Noi siamo i primi due elementi, cioè la facoltà conoscitiva e la facoltà eh, critica, fanno parte dell'elemento ovviamente eh, intellettivo. Qui le sentenze rotali non sono mh, sempre molto chiare, cioè vi parla della libertà interna come dimensione della eh, volontà. Cioè che cos'è sarebbe questa eh, libertà interna? Implicherebbe la capacità, cioè la libertà nel valutare i motivi per cui si contrae il matrimonio, cioè perché mi sposo, cioè nel deliberare cioè, io so, perché qui la psicologia è tomista, cioè, io voglio, perché so, se io non so non posso volere. Quindi il la cosiddetta piena avvertenza no? è deliberato consenso. La piena avvertenza mi rendo pienamente conto di che cos'è il matrimonio, di cosa sono gli urti officia matrimoniali a essenziali, a, fatto questo io delibero, ragiono sopra e eh, lo voglio. Quindi nella capacità del valutare i motivi per cui si contrae matrimonio, cioè nel deliberare, questo è un aspetto, oppure l'altra dimensione, nel sapere dominare i propri impulsi e condizionamenti interni. Qui c'è tutta una, io apro solo la parentesi ma la chiudo, c'è qui tutta la dimensione dell'immaturità eh, psicoaffettiva, nasce da qua perché abbiamo la psicologia clinica che ci fa vedere come il mondo degli affetti in realtà condizioni le scelte. È vero che anche San Tommaso lo dice, perché ci sono, le, ci sono tutti gli appetiti eh, dell'anima sensitiva, vegetativa, eccetera, ma quindi irascibile, concupiscibile, eccetera. Ma secondo la psicologia clinica, soprattutto alcune, eh, ad esempio un disturbo ossessivo, è lì, se poi soprattutto è grave, tutta la dimensione, provate a, a pensare alla dimensione della gravidanza. Adesso, uscendo magari dal nostro contesto e mettendoci in un contesto italiano di 30-40 anni fa, paesino catechista, mette incinta la ragazza, eh, che è simile adesso alla fattispecie, che dopo vedremo. Lì se uno ha un disturbo ossessivo anche grave. Entra in un loop mentale, cioè una trepidazione mentistale. Per cui potrebbe essere o visvelmetus velmetus anche indiretto, oppure un 1095-2, dove uno è incapace. Di scegliere, ma attenzione, sa che cos'è il matrimonio, sa quali sono i diritti e i doveri del matrimonio, ma non ha la sufficienza la libertà interna perché è condizionato nella sua scelta, c'è cioè da tutto il mondo emotivo e qui eh, ci vuole comunque l'aiuto anche di un perito che ci possa aiutare eh, nel discernimento, in questo senso. Per cui noi troviamo, e lo mettiamo nella discrezio iudici, tut quest almeno la giurisprudenza rotale maggioritaria. Adesso mi voglio. perché c'è una minoritaria che lo mette nel 1995-3, ma è minoritaria e definita nel 2004, quindi non, la giurisprudenza rotale non ha seguito questa impostazione. Lo lascia nella discrezione di l'incapacità di resistere agli impulsi. Ho terminato il tempo? No, no, ah. no. no ah, chiedo scusa, no? No, no, no. Tutto il tempo che ah, vuoi. No, no, ma non voglio... Eh, adesso andiamo a una fattispecie pratica sul 1095 due libertà interna, che è un po' particolare questa fattispecie, perché era una fattispecie un po' sul crinale, sostanzialmente. La fattispecie è questa: le persone si sposano nel 1969. Ovviamente, quindi siamo in una Italia molto diversa. Due cattolici, lui è studente dell'università, lui è una persona molto timida, non aveva mai avuto ragazze, conosce una ragazza all'ultimo anno di università, è la prima donna che gli, eh, in, gli suscita interesse, nel senso che eh, gli dà attenzione. Questo ragazzo, pensate che ha fatto l'università, lui dice: Sono sempre stato in casa per quattro anni a studiare. È vero che faceva la facoltà di medicina, e quindi chi studia medicina, studia, studia veramente. Insomma, è veramente pieno di studio. Per cui scopre questa ragazza che cosa succede? Se ne innamora, grande cattolico, comunque ha un rapporto, ha qualche rapporto intimo. Quindi scopre per la prima volta in quell'età lì la sua sessualità e alla fine mette incinta la ragazza e eh, si sposano. Allora la causa finisce in rotta in appello, non per visvelmetus, ma per mancanza di discrezione di giudizio. E uno si dice, ma come può uno che è laureato e eh, sapeva che cos'era il matrimonio, sapeva quali erano i diritti e i doveri matrimoniali essenziali? Il Tribunale d'Oruttale ha sostanzialmente... Ehm, impostato la riflessione sulla mancanza di libertà interna e vi leggo alcune frasi ovviamente dell'attore perché per capire questo tipo di capo di unità bisogna andare all'interno della psicologia e vi, vi leggo frasi dell'istruttore sono domande che l'istruttore ha fatto quindi lui sostanzialmente si definisce come persona timida questa è la sintesi. L'istruttore dovrà andare a chiedere quali sono i fatti, cioè lei mi dice questo, la domanda è o perché, oppure una domanda un po' più bella è in base a cosa. Se voi chiedete in base a cosa lei dice questo, induce la persona prima a rif fermarsi, riflette, riformula la eh, risposta e vi darà elementi preziosi. Noi dobbiamo giudicare sui fatti. Una buona istruttoria è raccolta di fatti, di modo che ehm, il tribunale possa giudicare non sul giudizio era immaturo, ma sui fatti. Da questo fatto, uno li mettiamo in fila, il giudice deduce che la persona ovviamente era eh, immatura. Dice lui, da adolescente ero timido e molto chiuso ed ero poco espansivo il perito che ha fatto altre domande dice, enuresi notturna fino ai 10-11 anni cessata quando andò al collegio del tutto verosimile sempre dice il perito che avesse a quel tempo dei sintomi eh, psicologici, è chiaro che io, cioè l'istruttore verifica timido e chiuso da bambino il perito andrà ad approfondire questo elemento, di modo che questi sono elementi che eh, Permettono di incrociare la prova peritale con la prova testimoniale. Apro una parentesi, da un punto di vista proprio del sistema probatorio. Questo lo dico perché noi non dobbiamo essere. Allora, i periti, per carità, sono eh, indispensabili, ma non dobbiamo essere schiavi mentalmente, no? eh, psicologicamente dei periti: nel senso che il codice organizza le prove secondo il loro valore assologico, quindi, quindi è dichiarazione delle parti, ok. Prova documentale, prova testimoniale e prova peritale. È al quarto posto. Cioè la prova peritale ha valore in quanto è coerente con la prova testimoniale e la prova documentale. Però la prova documentale vince sulla prova testimoniale. Se c'è un, una discrepanza vincerà la prova documentale perché il codice le ha ordinate secondo il loro valore probatorio. Allora la perizia non è che c'è una perizia che nasce come un fungo, con un contenuto e l'istruttore va da un'altra parte. Eh, vuol dire che eh, uno dei due o il tribunale ha lavorato male o il perito ha lavorato male o troppo bene o viceversa. Cioè gli elementi che il perito ha devono essere contenuti in essenza nell'istruttoria, anzi delle due vanno eh, ad approfondire e se alle volte il perito trova elementi nuovi, se il giudice lo ritiene opportuno può convocare il perito per approfondire gli elementi eh, dell'istruttoria. Dell questo chiusa parentesi perché eh, la perizia ha un suo valore probatorio intrinseco, ma non è la regina delle prove, no? Perché è tutto il, eh, il costrutto, il sillogismo probatorio di, si dice che porta. Al giudice la certezza morale per dichiarare nulla un matrimonio, per cui il perito mi dovrà aiutare, certamente, non solo individuando la malattia, ma dagli atti mi deve fare vedere come la malattia ha influito sul processo di scelta, in questo caso sulla libertà interna. Lui diceva: Praticamente non sono mai uscito di casa fino al quarto anno di corso di università, non aveva mai avuto relazioni intime con eh, questa persona. Poi una cosa molto particolare, il perito gli chiede che dice, gli si chiede se non ipotizzasse l'uso di anticoncezionali, dice ma scusami, tu hai messo in, in, in cinta questa ragazza, ma non hai mai pensato di andare a comprare un anticoncezionale? È vero che siamo nel 69, però questo studia medicina. Lui risponde non aveva il coraggio di entrare in farmacia e comprare i preservativi. E il perito dice, viene da pensare ad un assetto psicologico talmente anomalo da ritenere più facile scegliere il matrimonio che entrare in farmacia. Cioè, mettiamoci nella... Noi dobbiamo, quando vediamo una cosa del genere, dobbiamo metterci dentro alla persona. Era talmente timido, talmente inibito, che aveva paura di andare dal farmacista e chiedere quella cosa lì. Ora, la timidezza più o meno ci accompagna tutti, ma quando una timidezza diventa talmente forte su una questione talmente importante legata al matrimonio come questo, è chiaro che probabilmente la sua libertà interna, cioè... Il fatto di essere libero nella decisione da condizionamenti, da emozioni interne, qui c'era proprio una timidezza, chiamiamola inib inibente, era, non era così libero da una fattispecie del genere. Poi ehm, dice anche nell'interrogatorio eh, nell che lui si, con si confessava spesso, confessava queste cose, aveva anche paura di dire al confessore. E poi si sentiva estremamente in colpa. Quindi, per farvela breve, quando è successo tutto questo eh, fatto, lui aveva paura di dirlo ai suoi perché veniva da una famiglia patriarcale mh, molto cattolica. Siamo nel 69, quindi in un contesto totalmente diverso da quello di oggi. E, e lui è andato al matrimonio mh, in questo modo. Ci ha messo tantissimo dover ammettere questa cosa dai suoi genitori, e alla fine ha scelto di doversi sposare. Poi, che cos'è stato? Che il matrimonio è andato avanti vent'anni, ma bisogna anche eh, tanto meravigliarsi perché siamo in quegli anni là dove il concetto di separazione non era neanche contemplato nelle famiglie cattoliche, per fortuna ovviamente, ma. Dobbiamo entrare in quel contesto lì, per cui lui ha sempre tradito la moglie, fin dall'inizio, non mai, si è mai identificato nel ruolo di marito, sostanzialmente, perché non c'era questa dimensione della relazionalità. Per cui, sostanzialmente, ehm, lui dice, se, se cerco di guardare dentro a quel giovane di allora, lo, lo sta dicendo oggi al giudice, lo rivedo nella sua insicurezza, di non poter gestire quello che gli succedeva dentro, lo rivede insicuro di poter dire di no a quelle sollecitazioni e quindi incapace di decidere autonomamente delle proprie sensazioni fisiche, non potendole gestire come fino a quel momento era stato in grado ovviamente di fare, lui dice nella eh, dimensione ehm, dell'età adulta. Quindi, in estrema sintesi, cioè io ho cercato di farvi entrare, spero, in maniera pratica, eh, nella lettura del canone 1095. Perché voi trovate nelle... Eh, io ho letto, letto, leggiamo tantissime cose tutti, alle volte uno dice ma che cosa vuol dire? Scusate, io più volte mi sono detto, soprattutto quando ero studente, io ho letto di ogni e poi dicevo boh ma cos'è sto 1095? Lo ammetto, anche <ride> quando facevo la rota, ho fatto molta fatica a entrare. Poi, a forza di leggere, studiare. In realtà, quando mi sono messo a leggere le sentenze, lo ammetto, ho smesso di leggere dottrina, leggiamo le sentenze. Mi sono reso conto che tutta la giurisprudenza rotale ha eh, organizzato il 1095-2 su questo schema tripartito. Cioè, facoltà coniuscitiva, dimensione critica, facoltà critica e libertà interna. Qui ho trovato una sentenza di Davino del 79, che dice che è la sintesi di Pompedda. La sintesi di Pompedda la troviamo già in una sentenza del 78, cioè non c'era ancora il canone del 1095, ma c'era nella giurisprudenza. Questa è la sintesi di Pompedda, che non è arbitraria, cioè è organizzata attorno all'atto psicologico di Tommaso, cioè intelletto-volontà, facoltà coniucitiva, facoltà critica, intelletto, eh, libertà interna, cioè la dimensione della volontà. Ecco. Io terminerei qua. Io vi ringrazio per la pazienza e grazie dell'ascolto. Abbiamo circa mezz'ora di possibilità di scambiarci domande e risposte. Quindi le persone che vogliono intervenire possono farlo, semmai alzino la mano e abbiamo il microfono a disposizione. Per rompere il fuoco comincerei io. Devo dire che questa domanda, una prima domanda, l'avevo strutturato in base all'articolo 209-210 della dignità sconnubi ma nel sentire ora che la dignità sconnubi ha qualche difetto un po mi ha messo in crisi ad ogni modo eh, il mille, la Dignitas sconnubi indica quali sono le domande che il giudice deve rivolgere al perito che cosa deve chiedere. Allora in questo abbiamo visto che ci sono due fattispecie, entrambe snaturati Una, quando il giudice chiede al perito, questa persona era capace di sposarsi, in questo modo il giudice rinuncia al suo ruolo di pronunciarsi circa la validità o meno del matrimonio e il perito è costretto a dare una risposta che va fuori della sua competenza. Quindi io vedo la questione sia dal giudice che fa la domanda fuori posto, come mi sembra fuori posto anche la risposta del perito che risponde a questa domanda. Qualche volta l'ho fatto presente e mi è stato detto, sì, ma se non le rispondo al giudice dopo mi piglia in antipatia e non mi considera, allora eh, si sente costretto a, a rispondere e così diciamo, va oltre il suo ruolo e eh, decide circa la nullità del matrimonio. Farei un'altra domanda, se è possibile? Allora, l'altra domanda, parlando soprattutto con gli avvocati, anche vedendo le cause, spesso a un primo colpo d'occhio si percepisce che il matrimonio è nullo, non tanto per la parte attrice quanto per la parte convenuta. Cioè la figura del 1095 si evidenzia di più nel convenuto. Allora cosa succede? Che il convenuto o si oppone o non ha interesse e a questo punto uno si sente in qualche modo costretto a ripiegarsi sulla parte attrice. E io domando, ma i criteri di valutazione... Tenuto conto della globalità della vicenda, che forse è più nulla per il convenuto che non per l'attrice, se si può in qualche modo attenuare eh, l'onere della prova o, o come interpretare eh, in questi casi, cioè quando siamo di fronte a un matrimonio che tutti gli elementi ci dicono che è nullo, ma la prova principale che sarebbe l'incapacità della parte convenuta. Non c'è, allora un po si scarica sulla parte attrice dicendovi che non ha capito, che era troppo ingenua, che un po' cerchiamo di, di rattoppare la fattispecie. E se mi permette un'ultima, per ora un'ultima domanda. Nel nostro tribunale, soprattutto in questo periodo della pandemia, non abbiamo accettato le perizie online, con qualche disappunto di qualche perito, patrono o parte, perché a nostro parere non c'è la garanzia di oggettività sia nel colloquio sia soprattutto nell'elaborazione dei test. E, allora può, la mia domanda è se... Po questa situazione dovesse ritornare a quella di prima, cioè come comportarci eh, in questi casi. Grazie. Don, Don Daniele mi hai fatto delle domande <ride> abbastanza particolari. Allora, no, io guardavo la dinetta sconnubi perché non ricordavo il testo esattamente così. No, forse l'articolo 209 sì. um, eh, non il perito. in sintesi viene chiesto il perito deve dare una diagnosi sì. sullo stato della persona e il secondo elemento che influsso ha avuto esatto. ciò che è stato diagnosticato Nell'ambito intellettivo, volitivo e affettivo, esatto. Un po questo è, è lo schema della dignitas. Esatto, no, in questo schema mi ritrovo, ma io avevo capito invece che la dignitas diceva di chiedere al perito se eh, la persona da periziare è incapace o meno, no? ecco, no, ecco no, Infatti, non mi ritrovavo, no? È chiaro che non si può mai, cioè il perito. Eh, questo c'è giurisprudenza rotale che lo dice in lungo e in, in largo, cioè che il mulus del perito, cioè il perito deve applicare i suoi criteri e la sua scienza eh, con i test psicodiagnostici, eccetera. Ma eh, dovrà invece non dovrà dire è incapace o no al matrimonio. Se fa questo travalica eh, la sua competenza, dovrà invece dire come la malattia, l'anomalia psichica o la grave maturità psicoaffettiva ha influito sulla discrezia dei giudici, cioè sulla capacità critica o libertà interna, sono cr criteri nostri questi, ma nel processo di scelta. Per cui, e questo lo dico ai periti che sono qua online, che veramente le perizie utili per noi giudici è quando ci fanno vedere la psicodinamica, della persona nel processo decisionale. Eh, per esempio, se, una, se viene fuori che una persona è dipendente, cioè vedere come questo disturbo di dipendenza, che può essere medio, lieve o grave, influisca prima nelle scelte fondamentali della vita. Non vado al supermercato, che mi compro un panino, questa marca o quell'altra, no, ma nelle scelte fondamentali. Ad esempio, Compro questo tipo di casa o quest'altro tipo di casa? Che tipo di lavoro scelgo? Che tipo di università scelgo? Cioè, su queste scelte fondamentali della vita mi interessa che il perito mi aiuti a capire. Allora io quando vedo che non so, si diagnostica un disturbo di personalità dipendente, mi faccia vedere come lo stesso disturbo o dipendenza abbia influito, va bene anche a macchia di leopardo, nella storia eh, di questa persona. Fatto questo... Mi faccia vedere come eh, ha interagito nella scelta di quella persona. A me questo ovviamente interessa. Quando invece io mi trovo una perizia, questo capita, eh, che il, dove il perito mi dice eh, non è in, cioè era incapace o non è stato incapace, allora c'è giurisprudenza rotale che dice la perizia vada rigettata. Sentite, io non sono così formale, cioè. Perché rigettare la perizia bisogna rimandarla, il periodo deve riscrivere, se è una questione solo formale, se io mi leggo la perizia e ciò che mi serve per la mia certezza morale c'è, io vi confesso faccio finta di niente. Facevo finta di niente quando ero a Bologna e faccio finta di niente in rota, perché penso che il bene delle persone, qui è una questione mo molto spiccia, che rimandare... La o interrogare il perito perché o diventiamo scusate nominalisti cioè perché c'è il nome scritto non mi va bene se invece la perizia che lui fa è strutturalmente così allora no però vi posso dire che perizie del genere che strutturalmente si volevano sostituire al giudice direi di no anzi io le volte ho trovato dei periti devo dire che mi hanno aiutato a mettere insieme le contraddizioni delle parti, perché alle volte la parte si contraddice, ma perché ha un vissuto diverso. Noi sappiamo da, ci sono fiori di letteratura, il ricordo nasce dall'emozione, la memoria. Cioè noi non ricordiamo mai. È sempre un accesso a un'area del cervello che riattiva tutto il mondo emotivo. Per cui alle volte uno può ricordare in maniera diversa. Allora è perché il fatto è diverso? Cioè, c'è una bottiglia d'acqua o una bottiglia di eh, cera per il Santissimo? Perché o di nitroglicerina o di grappa, non lo so cosa c'è qui dentro. Allora qui c'è un errore. Ma un conto dice una bottiglia d'acqua e uno dice un vaso eh, di fiori. Allora, se mi dicono bottiglia d'acqua e vaso di fiori, allora lì c'è qualcosa che non va. E quindi c'è una contraddizione. Ma se uno vede la bottiglia d'acqua e l'altro vede la bottiglia la, la, la cera del Santissimo, lì c'è una sfumatura che forse sono i vissuti. E allora. Questo lo dico anche ai colleghi giudici. Alle volte non prendete subito eh, come dire uno eh, sta mentendo perché racconta diversamente. <ride> perché è normale. Se io adesso facessi vi dessi un, cioè, vi dessi un foglio, chiedessi a ciascuno scrivete ciò che io ho detto, sarà eh, total, alle volte diverso. Totalmente diverso. Perché? Ciò che io dico poi viene processato, viene rielaborato e viene riespresso ovviamente, e per cui ci sono le diversità dei ricordi. Un conto se ci sono sfumature, e vabbè, un conto se sono proprio veramente eh, differenti nell'essenza. Allora dicevo, quel perito a me mi aiutò. Eh, ma non solo me, cioè perché facendo un'analisi anche, psico, non, non voglio dire proprio psicodinamica, ma eh, tenendo conto della struttura personologica, ha ovviamente aiutato a eh, comporre ovviamente, le contraddizioni. Quindi non so se ho risposto, don Daniele. Okay. L'altra domanda era, ma, eh, se ho capito bene, era... Eh, il capo di un unità è sulla convenuta, poiché la questione è abbastanza pruriginosa per questa signora o questo, questo uomo, ci si, ci, si ci si appiccica come un francobollo, scusate l'espressione, anche l'incapacità dell'attore, oh, ho capito bene, e quindi che fare. Allora io qua entro con i piedi di piombo perché non voglio entrare nelle strategie degli avvocati, perché adesso noi siamo i giudici, facciamo presto a parlare, ma... Eh, bisogna anche entrare nella relazione tra, mh, allora il giudice non entra nella relazione personale tra eh, l'avvocato e il proprio cliente. Certo è che non voglio pensare che un avvocato in maniera con imperizia, non con perizia, ma imperizia, in introduca due capi in unità così. Io lo capisco, se l'altra parte dice io non vengo poi in tribunale perché non è colpa mia, io lo capisco, cioè io, io chiuderei un occhio e dire: capisco che non c'è proprio questo capo di nullità, ma se questo serve pro bono pacis. Che è anche pastorale, questo, perché io ho interesse che la persona mi venga in tribunale perché devo interrogarla. E questa ha la deontologia dell'avvocato, ha la, la propria coscienza, cioè che non sta inventando o quartando la verità. Ovviamente, è un escamotage. Ehm, affinché la persona venga cioè, se siamo in queste eh, circostanze io tollererei una cosa cioè, non ci vedo nulla di, eh, di particolare certo che sappia che l'avvocato fa una figuraccia cioè, di fronte al giudice perché dice ma avvocato scusi eh, cioè, mi, mi introduce un capo che non c'è poi volte mi è capitato, se una ha confidenza l'avvocato ti dice l'ho dovuto introdurre perché se no o per evitare le liti o, o per altre ragioni, non so se mi sono, mi sono spiegato. E l'altra, ah, le perizie online. Allora io risponderei così, cioè il giudice è Dominus, questo lo dice il codice, cioè il perito d'ufficio è il perito del tribunale, quindi il giudice se lo sceglie e il codice dice che eh, il giudice deve stare alle indicazioni, scusate, il perito deve stare alle indicazioni del giudice, cioè il giudice che ti dice come fare la perizia. Poi il, giudice, il perito ti dirà, renderà conto le, come ha espletato le operazioni peritali, poi la dignità sconubi su questo è molto chiaro. Perizie online. Io non sono uno psicologo, né uno psichiatra, però presumo che non, da un punto di vista metodologico non si possano fare, io so che sono, non, ho, non penso che neanche il codice deontologico dica qualcosa, ma io so, io so che non si possa fare proprio una consulenza eh, psicologica online perché il perito ehm, ehm, diciamo valuta anche il linguaggio non verbale della persona, se io sono qua vi faccio vedere così, non faccio vedere che muovo le mani, muovo i piedi. Cioè il, il perito che conosce sa leggere il linguaggio non verbale della persona eh, è anche in grado di vedere se ciò che sta dicendo è coerente, con, cioè il pensato è coerente con, cioè il verbalizzato è coerente con il mondo emotivo, cioè quindi con la verità della persona stessa che sta parlando. Io più che una questione di tipo ehm, giuridico, Vorrei forse una questione di tipo metodologico, ma qui dovrei, non sono un esperto, qui bisognerebbe sentire di psicologi cosa dicono. Fine. Ma al di là di questo, se a me giudice non va questo tipo di cose, di questa metodologia, io sono il dominus e quindi sono, eh, diciamo padrone di casa e posso dire accetto o non accetto questa perizia. Ecco. Ragazzi, forza? Ci sono domande da fare? Sicuramente ci saranno. No, per il pranzo manca ancora una ventina di minuti, quasi mezz'ora. Aspetta un momento Stefano, ti ci porta il microfono. La domanda viene rivolta a Don Stefano Mareggini, vicario giudiziale di Siena, nonché giudice del Tribunale. Ecclesiastico regionale etrusco. Ah, mi riconosce come figlio allora. Monsignore, dunque, eh, si tratta del 1995, ovviamente, ma in Comunicazione, eh, quando hanno fatto, hanno pensato, diciamo, all'elaborazione di questo canone, nella numerazione, a un certo punto, se non ricordo male, dicono che viene fatta ad exemplum. Quasi a suggerire che la giurisprudenza avrebbe potuto sviluppare eventualmente un numero 4 o forse un numero 5, anche perché la giurisprudenza totale mi sembra che si è sviluppata su altre sfumature, chiamiamole così, del, del, del canone, per esempio. Io ricordo a, a Roma, quando c'era padre, padre Ardito al, lì al Vicariato, lui aveva elaborato tutto uno studio sul fatto che il numero due talvolta è talmente invasivo che entra, diceva lui, nel numero tre, o meglio, entra nella volontà, passa dall'uno all'altro. E questo mi lasciava un po' perplesso, questa, questa sua elaborazione, dove faceva tutta una serie di citazioni delle, delle sentenze rotali. Quindi volevo sapere se la Rota sta elaborando, sta pensando, ecco, mi sembra che lo sviluppo giurisprudenziale già c'è, perché da quello che ci ha detto c'è una linea, una formulazione, un domani, forse un numero 4 o forse rimanere attinenti a questo? Ecco, questa è la, la, la domanda. E l'altra, che forse è un pochettino più peregrina, ma per esempio, questo riguardo al bonum sacramenti, questo aspetto della discrezione, della capacità di sapere eleggere, stimare, cioè, oltre che il vincolo in sé e la capacità matrimoniale in sé, non va a toccare... Anche l'aspetto all'interno, siccome è un canone piuttosto difficile, ecco, diciamo così, da è un capo di unità di, difficile da poter, da poter elaborare. Non so se anche in sede di istruttoria ci si può permettere di allargarsi un po' su questa capacità di intendere che cos'è il matrimonio religioso, qual è il valore sacramentale e tutto il resto. Perché anche lì mancherebbe una coscienza sarebbe una coscienza di fede. Non certamente un aspetto, ma sarebbe sempre un aspetto che tocca una consapevolezza dal punto di vista della Fede, la ringrazio per le domande. Ma, ma guardi, tra numero 1, numero 2, numero 3. Io penso che ne abbiamo già abbastanza di numeri, ma come, no, come battuta. Nel senso, dunque, la giurisprudenza rotale, per quello che vedo io, ehm, non ha mai. Cioè. Allora abbiamo la giurisprudenza rotale degli anni 90 che insiste eh, fortemente dicendo. Numero uno e numero due sono distinti dal numero 3. E le dico questo, è stato, lei prende qualsiasi sentenza degli anni 90, anche i primi anni 2000 veniva detto. Ma perché in quegli anni là, anche quando io facevo lo studio rotale esattamente nel 98, eh, Monsignor Huber, quando ci spiegava il canale del 1995, eccetera, eccetera, cioè insisteva su questa questione. Ma perché c'era tutta una... c'erano delle discussioni, eccetera. Oggi le dico, noi nelle nostre sentenze non ne trattiamo più. Però la giurisprudenza è pacifica, cioè eh, per noi ehm, la distinzione tra il numero 2 e il numero 3 è, ehm, è molto chiara, sostanzialmente. Non vi faccio adesso tutta la questione della genesi del 1995 numero 3, però eh, io la terrei distinta proprio perché nasce nella giurisprudenza rotale tra la dimensione intellettiva e la dimensione evolutiva, cioè l'intelletto 1, 2, la dimensione evolutiva è il numero 3, cioè vi faccio un esempio molto banale, io ho in mano questa e devo ehm, versare l'acqua, se io sono intimidito so che cos'è l'acqua, so che devo fare, per cui ho la descrizione di giudizio. Ma l'incapacità di assumendi è che non ho la volontà di versare, perché, perché sono eh, eh, imprisionato dal, dal mio mondo interiore. È come dire, il ragazzo grosso che viene picchiato dal piccolo, il ragazzo grosso perché non lo picchia? È più grosso di lui, è più forte di lui, ma... È incapace di volerlo, cioè non lo, è bloccato. Questo più o meno io me l'immagino così: di incapacità eh, assumendi in maniera un po' plastica. Allora, io vedrei sostanzialmente e difenderei ovviamente una, una distinzione: Mh, nella giurisprudenza rotale Non ci sono, per quello che io vedo, evoluzioni giurisprudenziali se non eh, qui è. Eh, c'è una piccola evoluzione sull'incapacità nogena, ma adesso non vorrei creare eh, tutta una questione perché nasce dalla immaturità psicoaffettiva. Noi abbiamo recepito la, psico la psicodinamica di Freud dove le nevrosi sono frutto di un conflitto intrapsichico. Man, eh, Frankl, negli anni, proprio nel 69 scrive un testo molto interessante che dice: Ma ci sono delle nevrosi? Questa persona è normale, cioè non ha questi conflitti intrapsichici. Però è nevrotico perché ha una questione di mancanza di valori. Per cui Frankl teorizza una nevrosi nevrosinogena dovuta a una mancanza di valori, cioè a tutto un tutto mondo spirituale. Allora, quale dico che ci potrebbe essere? un inizio di evoluzione giurisprudenziale c'è una sentenza di Erlebach molto interessante del 2017 seguita da una sentenza di Todisco nel 2020 dove entrambi parlano dell'immaturità noogena sono, sono entrambi pubblicate queste sentenze in Ius Communionis che è la rivista della facoltà di diritto canonico di San Damaso di Madrid sono in latino e la traduzione in spagnolo entrambe le sentenze hanno un commento ma c'è un interessante articolo di Monsieur Erleba, questo è in spagnolo: è del 2000, una è nel 2020, e l'altra nel 2021. Chi volesse approfondire, qui penso che la rivista ci sia nella facoltà, è, le dico un inizio di, eh, no, di, di giurisprudenza, ma è, è, un, è timido perché dobbiamo veramente studiare e capire eh, anche questa dimensione eh, onogena. Monsignor Erlebach, non nella sentenza, ma nel corposo articolo che scrive, lui dice di per sé è una questione che poi la lasciamo da decidere agli, agli psichiatri. A me non mi interessa che sia sostanzialmente, chiamiamola, eh, nevrosi secondo l'interpretazione, io mi scuso con gli psichiatri perché non sono un tecnico, secondo l'interpretazione freudiana o l'interpretazione frankliana non ci interessa, l'importante è che questo abbia un influsso eh, sulla nullità di matrimonio. Questo lo dico perché quella sentenza di Todisco era, è così, se ve la leggete, è un uomo che, eh, il, di cui il perito dice che c'è una, una immaturità, ma non la qualifica proprio grave da un punto di vista psicodinamico, psicologico, diciamo così. Però i giudici la identificano grave perché non aveva interiorizzato quei valori necessari per essere sposo. Ci sono tanti fatti, ad esempio, una causa polacca. Dovevano comprare l'automobile, hanno messo via i soldi, questo, anziché comprare l'automobile o da casa, mi pare, va, tipo a Varsavia, non mi ricordo, e li spende. È tutto così. Un matrimonio che dura due mesi, tre mesi, dove un uomo che, attenzione, lui non ha scelto, non ha scelto di, non vole, di non avere valori. Cioè, quindi non è un frutto di una scelta questa mancanza di valori, è frutto di una struttura eh, psicologica e questo ci aiuta il perito. Ovviamente. Il perito arriva a dire: c'è cioè, un'immaturità. Punto. Non era grave in realtà. Il turno si assume la responsabilità, ma considerando i fatti gravi all'interno della vita matrimoniale, riconoscono eh, una eh, incapacità. Eh, di tipo nogeno, lì sottodisco fa tutta una interessante analisi con la psicologia tomista perché anche già Tommaso dice, per poter scegliere, devo sapere il valore di ciò che io scelgo, cioè devo stimare il valore del matrimonio, ad esempio, se no la mia scelta non è libera. Questo lo sto estremamente sintetizzando, ovviamente ciò che viene detto è molto più fine, più articolato. Però per dire se c'è una evoluzione eh, nella giurisprudenza, nel turno, questo lo devo dire, nella sentenza di Coram-Todisco eh, c'era Monsignor eh, Caberletti, che è il segno, tutti conosciamo, abbiamo letto le sue sentenze, molti di voi sono stati anche suoi alunni, e Monsignor Erlebach nel turno, quindi è eh, Caberletti, Erlebach e Todisco Ponente, e Todisco si rifà a una sentenza di Monsignor Erlebach del 2017, di tre anni prima, dove lì Erlebach accenna la possibilità, cioè Erleba che introduce questo nuovo concetto eh, scusate, non, non voglio tediarvi con questa questione quindi tornando alla domanda numero 2, numero 3, distinzione sì, sono distinti c'è probabilmente vedremo se la giurisprudenza rotale andrà avanti su questa questione ehm, io sono dell'idea di non introdurre innovazioni nel numero 4 e nel numero 5 perché di per sé il 1095 è strutturato sulla, eh, sulla tradizione canonica. Eh. Io non lo potuto dirlo, ma noi prendiamo Tommaso, è San Tommaso, c'è già lì, usus rationis. Tommaso. Chi ne parla? Tommaso, nella question, eh, quando commenta il libro sentenziario di, di Pietro Lombardo, lì parla del usus rationis legato ad Amenzia. La pazzia, prendere decretali, furor, parla di defectus usus razioniis, è, Tommaso. è Tommaso. Però Tommaso lo applicava alla nullità del matrimonio per eh, pazzia e dice ma pazzia usus razioniis, e si applica alla psicologia, chiamiamola tomista. Mentre il defectus discretionis si dice Tommaso, sempre in liber sentenziarum, ma lo applica sulla invalidità degli sponsali. Però è interessante perché sarà poi Gaspari, questo lo dice Stankiewicz, che, che applica Tommaso alla Menzia, ma Tommaso non l'aveva mai fatto, perché Tommaso applica usurazioni alla Menzia. È Gasparri che prende Tommaso lo applica al defectus discrezioni siudici. Quindi in estrema sintesi di che parliamo? Di Tommaso. 1095, 1, 2 è Tommaso. 1095.3 è sempre Tommaso, perché sempre in questa sentenza di Todisco la famosa incapacità esecutiva... È l'incapacità, io so che cos'è il matrimonio, sono in grado di volere il matrimonio, quindi non manco di libertà interna, ma posso essere in grado di essere incapace di volere mettere in pratica. In Tommaso si parla di incapacità, non proprio così è, eh. ve lo cito secondo le sentenze rotali preconciliari, parlo di incapacità esecutiva al matrimonio. E inizialmente era messa nella sfera intellettiva, questo è vero quello che ha detto eh, Monsignore, per cui Padre Ardito, se non, se non ricordo, è, è domenicano e quindi è chiaro che sta citando Tommaso, cioè siamo sempre nell'alveo eh, nella, nell della tradizione. Quindi, bah, adesso non, non vi voglio tediare ulteriormente, io non vedrei al... Al momento, nel momento presente, altri, altri tipi di evoluzioni giurisprudenziali se non quelle che vi ho per quello che mi costa a me, eh, quelle che io vi ho citate. L'altra domanda era al bonum sacramenti. Qui non so se ho capito bene, eh, Monsignore. cioè, se era legato al cioè, se la mancanza di fede crea l'assimilazione, non so se intendeva questo, o l'incapacità psichica crea un'incapacità al bonum sacramenti? O tutte e due? No, questo io ammetto di non aver capito bene. Sì. Cioè, quindi la intende nella simulazione? Ah, ok. Però qui. è Esuliamo dal mio dalla mia relazione. Se, se posso rispondo, ma... cioè, la, la giurisprudenza rotale su questa questione è univoca, nel senso che la fede non incide direttamente sulla nullità di matrimonio. A parte le sentenze di Serrano Wot, e non mi ricordo, forse Giannecchini che sono tre o quattro sentenze degli anni 90. Ma il resto della giurisprudenza rotale è precisata da, diciamo, ma anche prima. Prima, assolutamente, perché si, app si applicava la giurisprudenza di staffa, assolutamente, cioè si diceva: eh, scusate non voglio tediarvi o ad allargare su questo argomento. Ma si diceva la fede non incide sulla eh, validità del matrimonio, la mancanza di fede. Poi c'è un'interessante sentenza di Coran Pinto, mi pare del 72-74, del che inizia ad aprire tutta questa questione e si inizia ad aprire l'influenza indiretta della fede, non diretta. E qui secondo me possiamo trovare convergenza con eh, anche il decreto, il decreto scusate, il, il documento della Commissione Teologica Internazionale del 2020 su tutta questa questione, perché lì lui cita, quel documento cita una sentenza di Stankiewicz, scusate la cita sbagliata perché non esiste quel, quella data, è un'altra, però c'è la sentenza, è molto bella dove dice ma se la giurisprudenza rotale accetterà questa posizione eh, noi teologi e canonisti siamo a posto più o meno siamo, abbiamo fatto un matrimonio scusate eh, l'esempio ma a me sembra di sì perché la giurisprudenza rotale dice la mancanza di fede non incide direttamente ma solo indirettamente cioè come causa simulandi cioè per intenderci qui ne parla Giov ehm, Papa Francesco nella Allocuzione alla Rotta del 2015 è molto bella quella e penso che forse lì troverà anche la, la risposta a quello che lei mi ha chiesto: cioè eh, San, eh, Papa Francesco dice: Attenzione alla mentalità mondana. La mentalità mondana incide, cioè crea un error. Questo error, facciamo un esempio. Vi cito giovane della mia parrocchia anni fa mi diceva. Don, io non ho il concetto di fedeltà. Uno dei miei giovani dice: Ma cosa stai dicendo?. Questo frequentava la parrocchia. Ma io sono figlio di divorziati. Eh, mia mamma frequenta più di un uomo alla settimana, per me non c'è il concetto di eh, fedeltà. Io lì ho capito cos'è il diritto naturale. Cioè, una volta nella società cristiana, eh, potevamo dire, come abbiamo sempre detto nelle sentenze rotali. Chi si sposa, si sposa come tutti i cristiani si sposano. Sì, eh, va bene, ma eh, oggi nel, nel mondo occidentale il concetto di matrimonio è veramente cambiato. La riprova è questo giovane che qualche anno fa mi diceva così. Il Papa dice in quella locuzione del 2005: Attenzione alla mentalità mondana perché crea un error. Quindi, chi è lontano dalla fede non accede al catechismo, perché il catechismo, la vita cristiana, la vita di fede possono fare da antidoto alla mentalità mondana e quindi se uno diciamo, ha un error sul bonus sacramenti o il bonum fide o un bonum prolis ce l'ha perché lo ha bevuto per osmosi dalla cultura di oggi, se ha un cammino di fede vero, allora avviene una conversione non, di fe, non solo di fede ma di mentalità e quindi se c'è un error radicatus che determina la volontà, la fede dovrebbe cambiare questo tipo di Mentalità, se non avviene questo, il matrimonio è nullo. Se c'è un error che determina la volontà, non so se ho risposto, padre. Perché, scusate, in sintesi, perché tutta la giurisprudenza rotale va in questa linea, cioè l'influenza indiretta, non diretta, della mancanza di fede. Credo che possiamo concludere questo momento ringraziando ancora una volta Monsignor Salvatori per questa riflessione lezione. Con Dondalio, quest'anno ci ritroviamo insieme per il dies annualis, non facciamo soltanto una celebrazione con un elenco di, di numeri e di dati di quello che è accaduto lo scorso anno. Cerchiamo di sfruttare questa possibilità di, stare, di ritrovarci insieme per chi, lo chi poteva e chi lo desiderava, anche per fare un momento di aggiornamento, di riflessione. In fondo credo sia, sia stato questo, un momento utile di, di aggiornamento su, su, su questo aspetto che poi appunto capita spesso di confrontarci, sia come giudici, avvocati, anche periti. Eh, appunto, la maggioranza delle cause de del Tribunale riguardano il canone 1095, e allora credo era. Opportuno soprattutto poi, come quando ne abbiamo anche parlato, in questo periodo in cui di fatto ogni tribunale interdiocesano o diocesano o, o, mh, rischia di essere riferimento a se stesso, non, non essendoci più la doppia conforme, accadendo sempre più raramente l'appello alla rosa e allora avere un, un criterio più uniforme, un criterio anche più oggettivo per poter... Mh, guardare, studiare questi capi e poi poterli giudicare con, con maggiore competenza. Ecco, per cui grazie davvero per, per questo incontro, per quello ci ha detto. Non so, se magari, non so se dagli appunti avesse una relazione, ma magari per poter condividere meglio con i, con i, nostri, con i, con i membri del Tribunale sarebbe sicuramente molto prezioso. Eh. Grazie ancora di nuovo e ci possiamo spostare sull'Altana per le 12.30, è previsto il pranzo. Puoi indicare come si fa all'altana? All all all'altana. No, dico, puoi spiegare da dove si sale? Si sale, si sale <ride> dalle scale o dall'ascensore?